Salve ragazzi, benvenuti alla terza guida. Adesso appena usciamo di qua incontreremo la professoressa Zania che ci porterà qua, della terza. Guida 2 divisa in parte 1 e parte 2. Guida 2 volevo dire. La stanza è là sopra, prima se ci andavamo non ci facevamo andare lì sopra, quindi adesso ci parlerà del cantiere dei sogni. E ci dirà di andare a prendere, ci darà una macchina nascosta taglio che ci servirà per andare nella candela dei sogni. Questa candela dei sogni è dove trovi solo cosa? Sì, adesso troveremo il team Galassia, del team Galassia. No, 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 team Galassia non ci scappa un bel niente. No, è Team Galassia di Pokémon Diamante e Perla. Non mi sta venendo come si chiama. Vabbè, comunque il team di questo qua. Comunque, insegniamo taglio. Qua sono le MT. Taglio che direi che è la mossa troppo forte. La insegniamo a Patrat. Impara taglio. Adesso che usiamo taglio. Adesso dobbiamo trovare il fumo onirico. Che c'è il Pokémon? Che Sì, c'è solo quel c'è Pokémon? Poi alla Munna. fine non c'è niente. Munna, sì. Oltre a E poi quello alla non c'è fine non c'è niente. niente. Sì, per ora. Dopo Perché dopo che cosa trovi? si trovano altre cose. Dopo, quando tu ci torni, tu puoi fare un altro giro da sotto e trovi. Mi pare che c'è Pallaombra sotto, Io non ci ricordo. posso andare. Ah, sì. Dopo le leve, dico, Sì, ci devi avere puoi forza, se hai forza ci puoi andare. Ce l'ho andare. forza. E allora, ecco, come vedete, qua c'è Munna. E basta, trovo solo Pallaombra. Non mi ricordo che c'è un MT comunque, non metti utile. Ecco, c'è Mu. Adesso arrivano i Pokémon. Il team. Non è Galassia. Mi pare che è Galassia. Team Plasma, Plasma. Vabbè, idiota. Galassia, Vabbè, da qua da. vicino a Napoli. Vabbè. Adesso lo prendono a calci per fargli uscire il fumo onirico. Adesso ci sfidano alla lotta, anzi mi sfideranno alla lotta entrambi. Bello Bella non fa mai niente. non fa mai niente, è magnaccia. No, è comodo, certe volte. I Ti Gomor ci cura. cura. Ma non solo ti cura, ma certe volte ti aiuta un Sì, po'. facciamo la lotta in doppio. Ma pure è bello qualche volta l'abbiamo fatto la fare una lotta in doppio. Pure con Bella l'abbiamo Sì, sì, fatto. sì. Brutto colpo, ho ucciso Patrat al primo colpo. Ed ecco. Tepig livello 15. Vorrebbe imparare Nitro Carica, perfetto. Nitro Carica è forte. È 50-100, però è fatto che è di attacco normale. Per quello è utile. Comunque Segugia non serve un bel niente, quindi proviamo. Io mi trovo carico di insegnare le cose al Zebstriga. Sì, Zebstriga se lo impara, Nitrocarica. È buono, così mi voglio dire la cosa, non so. Se no, quelli di erba, contro Perché quelli di erba hai diciamo, problemi. fino a quando sono preso di più come non averlo con un fuoco. Per questo mi serviva per forza. Comunque adesso, visto che mi sono preso Tepig, Pokémon Fuoco non posso usare Chandelure. Quindi ho Ti già serve Tepig. un Pokémon moderno? Se devi usarlo. Beh, li trovo. Pokémon d'erba? No, non penso che me lo prenderò un Pokémon d'erba. Penso che userò la. C'era, come si chiama? Galvandula, che è Pokémon coleottero, che poi gli insegno Ah, Energy sì. Palla. Quello terracchio. Qual era il Pokémon che non nessuno gli piaceva solo il Fulacia? Electros. Perché lui è cazzato? Non è random, è forte un attacco poco speciale, Sì, credo è sia. forte. Allora me lo prendo. Boh, se te lo vuoi prendere, prendilo, se no ti prendi Bofaland, che si insegna Sì.
Buffaland, quello là che ti avevo fatto vedere, che è un mare di attacco che si insegna a spezzalambo. Comunque era tutto un sogno questo qua che è successo qua. Era Musharna. L'ho catturato io, era possibile catturare. Ah, e sotto si trova pure Musharna se ci vai. Si trova un Sì, Musharna di l'ho tipo, catturato. di un altro tipo che ha un'abilità speciale. Sì. Ha un'abilità speciale diversa. Adesso ci lascia il fumo onirico. E che cosa fa il Musharna? Con quel Musharna. È Niente, forte sì, è questo. forte. Cioè, è forte relativamente. Ha un'abilità forte. Non mi ricordo qual era però. Abilità del Dream World. Sicuramente l'ho Questo è il fumo onirico. E adesso dovremmo. Adesso torniamo. Torniamo a casa di. A casa di quella. Ci vediamo direttamente là. Eccoci arrivati qua alla casa della pazza. Comunque, volevo parlare con questi. Questo qua è il bambino che prima. Che. Vabbè, comunque niente. Non dicono niente. Andiamo a parlare con la professoressa. Adesso ci ringrazia di cuore e adesso ci dà il collegamento ad internet. Il G. Gear. C-Gear. Va bene, sì, adesso. Ecco che apre. Comunque, per andare nel posto dove ti dicevo io, devo andare Chissà fuori qua. come è andato poi. Perché Ah, vabbè. mi fa impossibile anche già mi ha detto che non ci puoi andare. Singro gioco, vabbè, adesso ti spiegherà. Oh, sì. Non ci ha fatto andare completamente. Non lo so perché non mi fa andare la semaglia. I Pokémon messi a dormire nel singolo gioco sognano. Al risveglio, Sogno. nell'indromondo. Tutte cose si realizzano nell'indromondo. Sì, perché comunque ci deve essere forse la connessione. Boh, qualcuno, Miko. E ci dà il blocco, amici. Sì, ce l'ho il Perché un amico cosa ci può dare? È normale. È normale. È normale. Adesso scendiamo sotto, andiamo. Andiamo per mondo. le strade di tutto il mondo. Non mi ricordo. In base a maniera è così. Sì. Mi sembra di sì. Forse c'è qualcosa che cambia comunque, ma solo di estetica. Ma Sì, di storia. comunque qua non ci sfida nessuno, adesso. Bella Questo medaglia. qua con la medaglia, se non avevamo prima la medaglia non ci faceva passare. Comunque possiamo pure passare di qua, però non mi ricordo, dovremmo avere il detector per vedere bene. Comunque andiamo avanti. Adesso c'è questa qua, una lotta in doppio, prima cosa. No, questa qua c'è la pensione. Adesso qui voglio sfidare questi. Adesso ci sono i bambini che ci sfideranno. Ecco il primo bimbo. Primo bimbo minchia. Anzi, la prima bimba minchia. Ecco. È il 17. Perfetto. Lottiamo con l'altro bimbo. Adesso c'è l'altra bimba, che in pratica adesso questi bimbi hanno Panzer, Pampor e l'altro. Adesso l'ultimo bimbo e abbiamo finito per qua. Vabbè, iperraggio non lo uso, tranquilli. Battuto anche l'ultimo bimbo. Comunque potremmo salire e scendere. Adesso dobbiamo battere pure le doppie bimbe. Battuto le bimbe. Adesso noi arriviamo qua. Spuntano Comor. Adesso spunta Comor. Ci si dà la lotta. Vabbè. Faccio vedere la sfida con Comor e dopo. E dopo chiudo la guida. Chiudo la guida con. Mi sa con l'evoluzione di Tepig. Sempre se si evolve, sempre se arriva a farlo evolvere. Adesso facciamo una cosa, mettiamo Moon, tanto non mi serve.
Non ho catturato Monna prima. Adesso uso sbadiglio. Metto Vantage. Frustata. Baccarancia. Oshawott ancora dorme. Guardate come dorme, fa ridere. Ancora continua a dormire. Perfetto, Oshawott è morto. Sconfitto Oshawott. Adesso possiamo rimettere il nostro Tepig. È l'ultimo Pokémon da parte di Gomor. Usa ruggito. Vabbè, non mi importa. Quando ormai è fatto. Questo era il 17. Ecco, c'è l'evoluzione di Tepig. Ecco che Tepig si evolve in Pignite. Pignite. Dovrebbe imparare a sberle tese. Poi da 2 a fio colpisce 2 e 5 volte. Fatto. Adesso sponda il team plasma. Parte dritto. Arriva una bambina. Gli hanno rubato il Pokémon alla bambina. Adesso Omar parte subito verso alla ricerca di quelli. La guida è giunta al termine, ragazzi. La prossima farò vedere cosa succede.